Allora ragazze, questo è un Get Ready With Me. Praticamente vi farò il trucco che realizzo in realtà tutti i giorni, principalmente per uscire o per andare al lavoro, perché è quello che mi piace particolarmente in questo periodo. Insomma, sono un bel cerchietto, così tengo indietro i capelli. Allora, dovete sapere che adesso sto sperimentando una nuova postazione make-up e anche dove potrò fare i video. Non vi dico il delirio perché cambierò idea 200 volte. Insomma, volevo registrare i video apposta alla mia postazione per fare dei Get Ready With Me, perché prendere la roba, portarla di sotto, poi ogni tanto faccio dei trucchi di fortuna, quindi mi prendo dei prodotti, prendo quello che mi piace al momento e insomma, ho deciso di cambiare diverse cose, fatto sta che vi farò un video con la mia nuova postazione make-up. Vi farò vedere più avanti perché adesso sono assolutamente in alto mare. Allora ragazze, incominciamo con la base. Io utilizzo veramente un velo di questo fondotinta di Kiko, che è la BB Glow Compact numero 09, che praticamente è ormai finito. Non ne do tantissimo. Come correttore invece applico questo qui di Wycon, che è Liquid Concealer numero 02. Ne applico giusto un pochino. Poi lo stendo con questo pennellino qua. Questi qui che me l'avete chiesto non so in quante veramente, li ho acquistati sul sito cinese, che vi dirò che invece è ottimo, www.cndirect.com, cndirect, cioè è un sito secondo me. Allora, per i vestiti non mi sono trovata molto bene, sono sincera, mentre invece per i pennelli ottimi, cioè veramente ottimi, per cui poco prezzo assolutamente. L'unica cosa è sti cinesi e la dogana, cioè io vabbè che quando ordino dalla Cina compro veramente tanta roba. Però la dogana dovete assolutamente metterla in conto. Cioè, io ho visto che tutti gli ordini che ho fatto cinesi, mo' di 20, 30, 40, 50 euro, io ho sempre pagato la dogana. Poi applico il primer, io utilizzo il mio solito primer Occhialabbra di Wycon, che io mi trovo veramente da Dio. Ragazze, prendo questo qui, che è la palettina di Essence numero 03 Roses, che io amo alla follia, questa è la mia palette preferita del momento, veramente. Prendo questo colore qui, che è un grigiolino sul rosato un po' glitterato, veramente bellissimo. Ok, ora prendo questo bianco qui, che è un bianco opaco, e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Vi dico anche, e me l'avete chiesto veramente in tantissime, io non faccio mai le sopracciglia, ma perché io ho il tatuaggio, per cui io non mi curo assolutamente di quello che sono le sopracciglia. Ecco svelato il mistero, insomma. Ora con questo bianco qui, che invece è quello sotto che è un bianco perlato, proprio giusto nel dotto lacrimale, da dare un punto luce. E questo qui è un po' scimmerino ed è molto molto bello come punto luce. Ora ragazze, prendo una matita di Kiko, ed è una matita semplicissima nera, e traccio una riga di fortuna, cioè veramente a caso. Tracciamo una riga anche se non è perfetta, chi se ne frega, perché poi andremo a sfumare il tratto. Quindi proprio andiamo a disegnare. Disegno anche un po' di codina, così che questa è abbastanza di fortuna, perché poi andiamo appunto a sfumare il tutto. Cercate magari di stare abbastanza vicino all'attaccatura delle ciglia, perché sennò rischiamo che rimangano dei pezzettini bianchi, cosa che mi è capitato parecchie volte. E andiamo a fare la nostra riga. Insomma, ragazze, questo è veramente un grande delirio. Vi anticipo anche che a breve ci sarà un giveaway con in palio diversi premi. Per cui, se mi seguite su Instagram, su Facebook, la mia pagina Facebook, trovate qui sotto nell'info box tutte le informazioni. Vi darò delle maggiori informazioni per quanto riguarda i giveaway. Comunque, farò un video.
Sempre con la matita nera vado a metterla sotto l'occhio, intanto che ci sono, giusto? Perché, anche perché questo in teoria dovrebbe essere un trucco abbastanza veloce. Poi vabbè, io mi inchiacchiero, per cui, però è il trucco che realizzo la mattina, per cui tenete presente in che stato di disagio sono. Mattina appena sveglia, disastro proprio. Vabbè. Ora prendiamo un pennellino di questa entità qui, un pochino sottile. Questo è tutto un pennellino per labbra, se vi può interessare, e prendo questo qui che ha questo colore prugna, bellissimo, un po' scimmerino. Lo prendiamo e andiamo praticamente a sfumare la nostra matita, quindi ci appoggiamo esattamente così. Andiamo a sfumare il tratto di matita nera che avevamo fatto in precedenza, come vedete, e andiamo anche a ripassare la nostra linguettina. Per cui anche se non è precisa. Io amo questo make-up, adesso ci mettiamo un po', però in realtà si fa veramente, veramente prestissimo, anche perché io non so voi, ma io ci metto veramente una vita a fare la riga d'eyeliner. Cioè, per cui questa qui, che è abbastanza di fortuna, cioè, anche se non è preciso, è lo stesso, anche perché comunque, come vedete, è un trucco tutto, tutto sfumato. Cioè, è ottimo veramente per la mattina che si ha fretta. Questo colore lo andiamo a portare anche sotto. Prendiamo un pennellino da sfumatura, io uso questo qui di Zoeva, e andiamo a sfumare tutto. Andiamo ad applicare il mascara. Io utilizzo questo qui di Kiko, della Power Pop. È una collezione che, se mi pare, ci fosse quest'estate. Io la amo, veramente. Piega ciglia. Io ho delle ciglia non sfigatelle di più, quindi questo mascara mi piace da morire. Una nuova scoperta del periodo, veramente, anche perché l'avevo in realtà dimenticato in un cassetto, vi dirò la verità. E l'ho ritrovato mettendo a posto appunto in questi giorni e lo sto adorando. Prendiamo questo pennellone. Andiamo a fare un po' di, giusto dare un po' di blush e un po' di terra. Io utilizzo come terra la solita Desert Bronzing Powder della Pupa, che è la Maxi Terra, cioè è ormai scassata, poverina. Cioè ce l'ho da una vita, tipo, veramente. E andiamo giusto a fare un po' di, dare un po' di colore all'incarnato, così. E poi semplicemente andiamo ad applicare un po' di blush. Utilizziamo questo pennellino angolato, questo qui, quello di Wycon, di un sacco di pennelli. E come blush utilizzo questo qui di H&M, numero 14 Pink Dahlia, ed è questo fantastico. Mi raccomando, prendete una puntina perché veramente questo qui colora da morire. Io direi di completare il trucco con un po' di matita e utilizzo questa qui di Pupa, che è la numero 33. Io la amo questa matita, mi piace da morire. Veramente. Vado anche un po' a riempire l'interno del labbra. Poi, descrizione vostra, potete mettere il rossetto oppure un gloss. Allora, vi faccio vedere quello che io utilizzo maggiormente in questo periodo, più che altro per uscire la sera, ed è questo qui, il numero 34 di Deborah, che è questo colore qui, ed è bellissimo, si sposa benissimo con questa matita, però ovviamente per uscire magari la mattina, così, visto che ho già un po' gli occhi marcati, io non esco mai senza occhi così marcati perché mi piacciono tantissimo, io utilizzo un gloss, questo qui di Revolution, la Makeup Revolution Amazing Lip Gloss, ed è Lip Gloss Raspberry. In realtà è trasparente, cioè non è niente di particolare. È un semplice gloss, così la nostra matita che abbiamo applicato si sfuma. È molto molto bello il trucco fatto in questa maniera qui. Voilà, il trucco è fatto. Io faccio un concio la mattina, magari. Allora, prima cosa, la parte in alto, questa qui è un'ottima pettinatura anche perché magari un giorno avete i capelli sporchi e non vi va di lavarveli. Questa è una pettinatura ottima. E andate a puntare qua sotto.
ecco qua. Poi facciamo una bella coda alta. Se vi piace, vi lasciate la vostra coda così. Altrimenti, se volete un look un pochino più sofisticato, vi dirò che a me non dispiace per niente, soprattutto appunto se avete i capelli o che non hanno addirittura un verso come i miei molte mattine, usiamo la ciambellina. Quindi la ciambellina è una cosa molto semplice. Allora, facciamo. La infiliamo dentro la coda, in questa maniera qua. Cerchiamo di fare questo lavorino di separazione, così. E questo elastico lo andiamo, ecco qua, come vedete la ciambellina è fatta. Con questi capelli che dite, ma dove me li metto tutti questi capelli? Semplicemente li andiamo ad arrotolare qui dietro, così. Uno da una parte, prendiamo una forcina. E uno dall'altra parte. Ovviamente più forcine avete meglio, anche perché io poi ho i capelli che, vi ripeto, non hanno un verso. Ecco qua ragazze, questo è un look molto sofisticato. Prendiamo anche le anelle, io metto queste qui che sono di Tally Whale. Ovviamente utilizzate tantissima lacca. E niente ragazze, questo è il mio look per oggi. Io ho messo queste anelle che sono un pochino, diciamo, appariscenti. A me piace tantissimo usare, perché a me gli orecchini mi piacciono da morire, però chiaramente magari anche un punto luce non guasta. Io metto questo anche perché è un look che potete utilizzare tranquillamente anche di sera, magari dando anche un tono alle labbra un pochino più sgargianti. E niente, vi mando un grosso bacio a tutte e al prossimo video. Ciao!